Agrigento nelle foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello, presentata in conferenza la nuova stagione 2019-2020 al Teatro Pirandello. Sono intervenuti il direttore artistico Sebastiano Lo Monaco, il direttore generale Calogero Tirinnocchi, il sindaco Lillo Firretto e, tramite un video di saluto, il presidente della Fondazione Gaetano Aronica, assente per motivi professionali. In ordine alfabetico saranno sul palco del Teatro Pirandello durante la prossima stagione Michela Andreozzi, Gaetano Aronica, Cesare Bocci, Gabriele Cirilli, Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Giancarlo Giannini, Enrico Guarneri, Leo Gullotta, Sebastiano Lo Monaco, Mascia Musi e Lina Sastri. Assisteremo ad una stagione straordinaria, credo sia una sorta di apoteosi di 4 anni di Teatro Pirandello, che ha visto succedere alcune buone cose importanti, credo, nella storia della Fondazione Teatro Pirandello, al di là del buon tributo che celebriamo quest'anno al nostro illustre Pirandello, ma credo che sia stato imbastito un cartellone che veramente di prima fascia, con nomi come Giannini, come La Sastri e tanti altri ancora. E credo che quando parlo di apoteosi mi riferisco anche al fatto che sono successe delle cose veramente importanti. E il Teatro Pirandello finalmente in questi 4 anni ha potuto dire di fare teatro di produzione oltre che allestire cartelloni. Il Teatro Pirandello può finalmente dire di avere una sua stagione concertistica, ecco, una esperienza che si è aperta, si è affermata, e lo dice anche il successo degli abbonati. Io quest'anno, a presentare questa prossima stagione, lo dico senza retorica, sono veramente emozionato, perché mai avrei pensato di arrivare con questa gioia, con questa passione integra fin dal primo giorno che ho preso questo incarico, di arrivare così felicemente alla 5ª stagione consecutiva del Teatro Luigi Pirandello. Quella di quest'anno forse è la stagione più alta di quelle che abbiamo fatto. Se mettiamo insieme soltanto l'elenco degli attori, diciamo che la stagione potrebbe stare in un importante teatro romano, milanese o anche europeo. Solo a leggerveli in successione, noi avremo Leo Gullotta, Mascia Musi, Giancarlo Giannini, Cesare Bocci, Tiziana Foschi, Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Gabriele Cirilli, Enrico Guarnieri, Lina Sastri, Gaetano Aronica e modestamente anche il sottoscritto in uno spettacolo del Teatro Stabile di Catania che inaugurerà la stagione del Teatro Pirandello e che è l'Antigone di Sofocle. Credo di avere fatto il massimo del possibile. Io vorrei proseguire altri 5 anni e poi altri 5 e poi altri 5 e magari finire la mia carriera da vecchio e diventare un agrigentino d'adozione. Al di là del cartellone, che è davvero stratosferico quest'anno con molte presenze, mi piace sottolineare il fatto che la Fondazione Pirandello sta cercando poco a poco di aprirsi al territorio, quindi di radicarsi come riferimento, come stimolatore, no, di cultura, e di entrare anche in contatto con altre realtà che normalmente operano in piccolo nel nostro territorio. Speriamo di poter creare una sinergia che possa far decollare, almeno dal punto di vista teatrale e musicale, anche Agrigento nella nostra regione, nella nostra Italia. E Sebastiano Lo Monaco, quindi il direttore artistico, diceva che è un Pirandello in crescita, e quest'anno sicuramente è in crescita non solo per l'attività della prosa, dell'attività teatrale, ma per quanto riguarda la stagione concertistica. Quindi per il primo anno il Pirandello apre le porte alla musica, ai grandi concerti, all'opportunità di dare un'offerta diversificata, quindi non solo prosa ma anche musica. Ci sarà un programma, c'è un cartellone con ben 8 concerti, abbastanza variegato, quindi per dare la possibilità a tutti coloro, tutti gli amanti della musica, di poter venire a vedere dei concerti che spaziano dall'orchestra al classico, dal jazz al pop, quindi un programma vario sicuramente da seguire attentamente.